Saranno circa 50 le associazioni che daranno vita al Maggio Teatino. La rassegna di iniziative culturali e musicali sono cominciate già lo scorso 1 maggio con il concertone, proseguendo con la musica di Michele Zarrillo per le celebrazioni del Santo Patrono. Un cartellone ricco con una novantina di spettacoli totali, merito delle associazioni, linfa vitale del cartellone. Uno storico appuntamento, un cartellone istituzionale creato in cooperazione con tutte le associazioni culturali cittadine, gremito di eventi, di iniziative appunto culturali, teatrali, musicali, di letteratura, di recitazione, veramente spaziano tutti gli appuntamenti all'interno di questo cartellone istituzionale. Cosa ci sarà da vedere in questi giorni allora? Ma ci saranno, ripeto, tanti piccoli appuntamenti al Museo Barbella, al Teatro Marruccino, alla Villa Comunale, presso le sedi delle associazioni, alla Civitella. Sono appuntamenti che spaziano nel loro genere per un pubblico variegato e soprattutto rappresentano l'anima vera della cultura Chieti, che sono le associazioni. Sarà un momento importante soprattutto per le associazioni, come detto, che tornano ad organizzare eventi insieme agli associati a distanza di 2 anni dalla pandemia Covid. Sì, esattamente, infatti è il 1 maggio teatino della nostra amministrazione comunale e ci tenevamo finalmente a far sì che le associazioni potessero tornare a vivere nelle loro attività, nei loro programmi, con i loro associati e soprattutto ravvivando anche sotto questo punto di vista la città.